Il sportivo di Carofino vi augura buon divertimento di fronte a voi, di fronte anche in campo due squadre, Lecce e Napoli, che giocano una partita forse determinante per entrambe per motivi diversi, il Napoli per lo scudetto e il Lecce per non retrocedere. Una partita quindi da seguire per 90 minuti che si preannunciano certamente interessanti, sicuramente infuocati per il clima che circonda un po' questa partita. Vi ricordiamo che sono 5.000 i tifosi napoletani che sono accorsi a Lecce, a Via del Mare, nello stadio di Via del Mare, per sostenere la squadra del Napoli ad onta delle contestazioni razziali che ci sono stati domenica scorsa al San Paolo. Subito in telecronaca diretta per raccontarvi le fasi salienti di questa partita che vede le due squadre di fronte nelle seguenti formazioni: Lecce in maglia giallorossa a strisce alla sinistra dei vostri teleschermi, a linea Terrani in porta, poi Garcia, Marino, Ferri, Righetti e il libero che rientra, Carante, Moriero, Barbas, Pasculli, Benedetti e Virlis. In panchina siedono Negretti, Ingrosso, Conte, Antonio, Levanto e Vince. L'allenatore è il signor Mattone. Il Napoli invece schiera Giuliani, Ferrara, Francini, Crippa, Alemao, Baroni, Corradini, da Napoli, Mauro, Maradona, Carnevale. In panchina Morrone, un giovane della primavera, il portiere della squadra giovanile, poi Biliardi, quindi Renita, Fusi e Zola. Ecco, sulla formazione e sulla panchina del Napoli in particolare li diremo via via nel corso di questa telecronaca, perché ci sono state all'ultimo momento numerose variazioni, in particolare l'assenza di Careca, che ancora felicitante non è neanche partita per Lecce. Questa è una giocata di Maradona che si disputa molto bene per i giocatori, ma poi c'è un fallo commesso proprio nel cerchio di metà campo da Alemao e quindi l'intervento del signor Pairetto Vitorino, che è l'arbitro di questo incontro, per assegnare la punizione alla squadra salentina. Viene fatta ripetere la punizione perché ancora non era stata fischiata dall'arbitro. Ora invece può battere ancora un passaggio corto sulla sinistra, poi un centro verso Pasculli che non consente un controllo comodo per il passaggio al suo compagno di fascia e quindi la palla servirà al di là della linea laterale, palla che viene battuta in questo momento. Poi stoppa Ferri, indietro per il libero Righetti, lungo il traversone, ancora a cercare sulla sinistra Virdis, che rientra e sostituisce almeno fino a questo momento e forse anche per altra lunga parte della partita il giocatore straniero Vince, che lo trova invece ad assistere per ora in panchina. Ancora un intervento del signor Peretto, ancora una rimessa laterale, ecco, avete visto Mauro, poi c'è questo centro, questo tentativo di filtrare con un passaggio aereo, ma la palla ritorna ancora a Mauro, che in buona sostanza sostituisce Careca, palla verso Carnevale che era spostato al centro. La difesa del Lecce però controlla molto bene e va a liberare. Ancora palla al Napoli, un passaggio raso terra per Crippa, Crippa in doppio richiamo, ancora buono il lavoro di Crippa, ma viene messo a terra a 6-7 metri dall'area di rigore. Interviene il signor Peretto, c'è una punizione in favore del Napoli, se ne lamenta un giocatore, ma Peretto è perentorio nell'intervento e, come dire, qui dico soltanto io qualche cosa, non fa proseguire il dialogo. Maradona invece inizia il suo forse continuo e mai interrotto ruolo di battitore di punizioni. Ecco la palla sciovere per la testa di Baroni, che intanto si era spostato in avanti. Vi ricordiamo che Baroni è quel giocatore che di testa consentì l'anno scorso alla sua squadra, giocava allora per il Lecce, di battere il Napoli per 1-0. Siamo intanto giunti
al quarto minuto di gioco, ancora 0-0 tra le due squadre. E palla che viene governata adesso dalla difesa del Lecce. E Barbas, il capitano, che apre su Benedetti, poi ancora in profondità verso Ferri, che si era spostato in avanti sulla fascia ma è controllato molto bene e quindi la palla finisce in palo. Clippa per De Napoli, in avanti De Napoli al centro campo, sposta di tacco, poi Maradona, buono l'intervento e la giocata dell'argentino, ma trova un grappolo di giocatori salentini che riescono in qualche modo a interrompere l'azione del Napoli. Poi ancora questo passaggio sulla destra, qui vedete opera Moriero, è rientrato nella formazione del Lecce anche Marino, che è il giocatore ex napoletano che marca Carnevale. E poi attenzione, c'è questo tentativo di cross mal riuscito e viene pertanto la palla guadagnata da Alemão poi subito per Corradini. De Napoli insegue la palla, intanto si libera molto bene sulla destra Ferrara, che va a conquistare il pallone, libera un avversario, poi un altro ancora, poggia indietro per ancora De Napoli, c'è un'apertura verso Maradona ma c'è un fallo commesso da Garzia, anzi da Maradona stesso, e il giocatore argentino si lamenta perché indica la maglia che gli è stata tirata fuori dai pantaloncini, quindi nulla cambia e si riprende a giocare con la posizione battuta dall'Este. Adesso in avanti da Righetti verso Virgis e poi ancora verso Pasculli, ma c'è buona guardia da parte della difesa del Napoli, quindi squadra molto corta quella del Napoli, gioca in campo adesso Maradona, buona la palla, l'intervento era a favore di Carnevale che però non riesce a governare il pallone, altro rimpallo, altro passaggio ben riuscito a Napoli, il Napoli che decisamente tenta di offendere senza tentennamenti. Adesso è Crippa in possesso di palla, vede poi Carnevale ma tenta lo schiovente che non raggiunge la testa del centravanti, il giocatore con la maglia numero 11 ma che sostanzialmente gioca nel ruolo di centravanti al posto di Careca perché è il passaggio troppo profondo. Palla che va sul fondo, rimessa in gioco dal Lecce, il quale Lecce, come vi dicevo, rischia moltissimo, come d'altra parte rischia anche il Napoli perché potrebbe essere tagliato anche fuori decisamente dalla lotta per lo scudetto, ove mai non raggiungesse un risultato utile, e sempre che naturalmente anche il Milan concorresse in questo tentativo, perché gioca, lo ricordiamo, sul difficile campo di Torino contro la Juventus. Il Lecce invece affronta il Napoli, che è avversario ostico già in partenza, affronterà poi tra 15 giorni il Milan e poi sul suo cammino, fatto veramente di stime, ha due rivali diretti, tra cui la Cremonese, appunto domenica prossima, e poi tre squadre da zona UEFA, quindi un calendario veramente tormentato. Intanto sulle tribune c'è stato anche da parte degli azzurri una sostanza notevole, perché le radioline hanno diffuso che Stillati al settimo minuto ha segnato il gol che porta in vantaggio momentaneamente la Juventus per 1-0. È chiaro che il discorso che vi facevo pochi secondi fa era appunto collegato alla partita di Torino, e questo modo di gioire dei napoletani indirettamente per il temporaneo successo della Juve è chiaro che è legato anche all'incontro di oggi, ma il Napoli ha assicurato bisogni prima della partita, deve mirare unicamente a giocare bene, vincere o fare risultato comunque indipendentemente da quello che fanno gli avversari e la sua diretta avversaria, appunto che è la squadra del Milan. Intervento ancora del signor Peretto, una partita difficile da governare perché via via che trascorreranno i minuti si farà sempre
più accesa la rivalità, più intensa la voglia di fare di questo incontro un punto di partenza per le mire opposte. Viene buttato per le terre il signor Carnevale e viene concesso soltanto però un fallo laterale dell'arbitro De Napoli per la corrente Corradini. Poi la palla giocata sulla faccia destra dove c'è Maradona, viene preceduto da Garcia che lo marca come già in altre occasioni, e quindi palla che viene adesso manovrata da Lecce. Siamo intanto arrivati al decimo minuto di gioco circa, sempre 0-0 tra le due squadre. Ed ancora sarà perlomeno la sesta o settima volta che interviene l'arbitro, c'è una punizione, come vi annunciavo, partita che prevede una serie di interventi del signor Pairetto di Torino, perché come si vince dalla posizione in classifica delle due squadre, entrambe hanno interessi veramente grossi legati ai due punti da poter guadagnare nei 90 minuti di gioco. Vi ricordiamo che in pratica il Lecce è in una ristretta squadra, in una ristretta cerchia di 8 squadre, tutte legate da soltanto 3 punti tra i 22 e i 19 del Verona, per cui è veramente lotta acerrima. Buona la manovra del Lecce che mette via in libertà sulla sinistra Benedetti, cui cross però per la corrente Pasculli, e fuori misura interviene Giuliani in uscita, blocca la palla, rimette in gioco i compagni. Palla che viene adesso calciata da Righetti, libero del Lecce, rientrante dopo la presenza domenica scorsa nella partita che ha visto perdente la squadra di Mazzone contro la Roma in casa per 2-0. Quindi formazione variata con Conte e Levanto che sono andati in panchina per dare posto a Marino e Righetti, che in buona sostanza sono i giocatori rientrati in formazione. E quindi il Lecce scende in campo con la formazione migliore che Mazzone potesse avere. Il Napoli invece, come avevo accennato all'inizio, manca di Carega, ancora felicitante, ha un Maradona diremmo a mezzo servizio per via del mal di schiena che lo ha tormentato negli ultimi 15 giorni, e poi una serie di centrocampisti e difensori per rinfoltire anche questa zona di campo e per bilanciare un poco lo spostamento in avanti della squadra con Maradona, Carnevale, che sono uomini di propensione offensiva, non dimenticando che anche Mauro ha queste caratteristiche. Palla in alleggerimento, applausi da parte del pubblico salentino al portiere che ora Terraneo, lo vedete inquadrato, calcia molto oltre la metà campo. La risposta però è della difesa, adesso Carnevale che giostra molto bene il pallone. Carnevale, come vi ho detto, viene marcato da Marino. Poi c'è questa intercezione, c'è questa, però non è rigore, che lamentano invece quelli del pubblico. C'era questa intercezione in aria di Pasculli che era riuscito a dribblare in maniera piuttosto ubriacante un poco i suoi angeli custodi, e poi finito per terra. Rivendicano il calcio di rigore più quelli sugli spazi che in campo. Adesso c'è invece soltanto il corner che è stato battuto, ma troppo lungo il tiro di Barbas, capitano del Lecce, perché viene liberato Virgis, ma era fuori gioco secondo l'arbitro. C'era stato infatti un intervento anche irregolare su Virgis da parte di Baroni, ma l'arbitro aveva visto il fuorigioco di Virgis e quindi aveva subito fischiato
anche se Giuliani era stato pronto a respingere il tiro dell'ex giocatore del Milan. Palla ancora che viene manovrata in triangolo tra i giocatori da metà campo, poi De Napoli avanza, supera la metà campo, mette in movimento Crippa, il quale alleggerisce su Mauro, pallonetto a schiovere di Mauro, era Francini ad aver scambiato con Mauro, e poi intervento dell'arbitro per il fallo commesso ai danni del fluidificante del Napoli. Ferrara Francini si è ricomposta la coppia un poco di partenza del Napoli, è stato spostato con il numero 7 ma in funzione di libero Corradini, e poi inserito invece con il numero 6 Baroni, che è l'altro difensore stopper del Napoli insieme a Ferrara, mentre Francini ha compiti di fluidificante. Pallone al centro dell'area, saltano in 3-4 giocatori, alla meglio un giocatore del squadra lecce, poi Maradona ferma la palla con l'esterno sinistro, ma interviene ancora il guardialine e stabilisce che si trattava di un fuorigioco. Palla adesso sulla sinistra, buona la giocata in questo momento di Ferri, che fluidifica su questa parte del campo ma in zona dove non c'è nessuno, e pertanto Francini riesce a liberare con tranquillità. Poi palla per De Napoli, quindi in avanti, adesso è Cannavale che ha il possesso del pallone, preferisce alleggerire su Ferrara, poi estende ancora verso De Napoli al fianco Mauro, gli passa la palla, poi mette in azione ma in ritardo scatta questa volta Crippa. Alemão recupera ancora il pallone, poi Maradona, poi ancora Crippa indugia, poi tenta il tiro dalla lunga distanza ma è un tiro telefonato che Terraneo para senza difficoltà, inginocchiandosi per terra, e rimette in azione adesso la sua squadra con Marino marca Carrevale, poi ancora in avanti, lungo passaggio aereo per la testa, però è Virgis che se ne impossessa, manca infatti l'intervento, tiro è fuori ma c'era stato però un intervento dell'arbitro che aveva fischiato. Vi dicevo, ecco lanciati il punto dove dovrà essere battuta la punizione, naturalmente si sposta il pallone da Corradini verso Giuliani per la rimessa da parte del portiere. Ferrara su Pasculli, Francini invece guarda Ferri che fluidifica sulla fascia sinistra, mentre Baroni si incarica di seguire Virgis. Si sbilancia in un tiro che non è proprio perfetto Corradini, poi la palla per Francini, gira la palla a sinistra in maniera un poco chiara, buono il passaggio illuminante filtrante di Maradona, era per Francini ma è stato bloccato, Francini viene ammonito intanto anche Ferri, si sembra. Quindi primo cartellino giallo da parte della squadra salentina, con Paeretto che firma il gioco, annota il nome. Intanto esultano ancora sugli spalti i napoletani che apprendono del raddoppio della Juve nei confronti del Milan. A questo punto è un punto solo che distanzia il Napoli dai rossoneri, punizione in favore del Napoli. Francini era sulla palla, poi vanno tutti a collocarsi al limite dell'area di rigore, tenta il tiro chiamando in causa si sposta in avanti per sfruttare la sua valentia nel
colpire in testa. Corre adesso il medico sociale per vedere cosa abbia Carannante, un altro ex. Giocatore del Napoli, uscito dal vivaio della squadra primavera azzurra, che non ha avuto moltissima fortuna nel Napoli, ha giocato già in altre squadre pure e poi è stato ceduto a Lecce, che quest'anno, lo ricordiamo, ha cambiato molto poco della sua formazione, perché gli acquisti sostanzialmente sono stati appunto Carannante, Raimondo Marino della Lazio, poi Ezio Panero che è stato riscattato, veniva dalle file del Barletta, e poi Virgis dal Milan e Ferri dal Torino. Giacomo Ferri è un difensore del 59, quindi non più giovanissimo. Mauro dalla bandierina e sposta Maradona un po' irregolarmente, non se ne accorge l'arbitro, era schierato, era appostato subito pronto Baroni. Adesso Maradona non è fuori gioco, il passaggio filtrante, ma interviene molto bene e rompe l'azione. Lo avete visto, Benedetti, il giocatore che ora è inquadrato, maglia numero, a sventare un minaccioso passaggio di Maradona, che non si era fatto pregare, si è ripossessato del pallone, subito aveva smistato al centro dove c'erano due o tre giocatori. Ora dalla bandierina Maradona fa la sciovere, ma subito Terraneo agguanta il pallone e rimette in movimento la propria squadra. Quindi ancora un intervento questa volta di Marino su Ferri, che pulisce sulla fascia sinistra e palla in fallo laterale, battuto dal Lecce. C'è un intervento irregolare con la mano di De Napoli e l'arbitro fa battere la punizione, ma ancora Crippa, che non era lontano neanche i 3 metri regolamentari dal punto dove si dovesse battere la punizione, compie fallo di mano. Intanto si è sviluppata l'azione, ma con molta tranquillità Corradini riesce a liberare e a mettere in azione, dopo il passaggio del portiere, la squadra. Alemão per Maradona, Maradona tentativo di atterramento non riuscito, poi ancora Maradona riesce a superare sia in un primo momento Balbas, il suo connazionale, che poi un altro avversario, ma viene il limite del gabinetto fatto cadere. Quindi ecco che le nostre annotazioni prevedono il 12° fallo a favore del Napoli in questo inizio di partita. Intanto sono trascorsi 26 minuti di gioco, palla toccata per ancora un tirante in aria, ma è Ferri che fa buona guardia e quindi di sinistro lancia fuori dal retaggio di gioco, palla che rimette in gioco Alemão, poi per Crippa interviene, però Mauro viene ancora una volta irregolarmente buttato a terra, Mauro, e c'è punizione da parte del signor Peretto. Tutti sulla palla, 4 azzurri, adesso uno solo, però si apre così un po' quel cerchio. Poi il passaggio di De Napoli per qualcuno che non c'è al centro, poi invece questo piatto sinistro di Baroni per Maradona, ma viene preceduto Maradona da Garcia e poi anche dal portiere. Mauro si oppone a Carannante, punizione. E poi cambio gioco dalla parte dove opera Marino. Il Lecce è poi lungo l'ansia in profondità di Raimondo Marino, un altro ex. Dopo aver invitato nella Lazio è stato ceduto a Lecce. Paola in alleggerimento verso Terraneo. E
Luigi Benedetti questo colpo di testa, poi si spostessa del pallone Baroni, Baroni e Virgis, è un duello che si ripete dall'inizio della partita, punizione ancora e ancora una volta il Napoli ad avvantaggiarsi di questo tiro da fermo, poi De Napoli verso Fessini. Santini stoppa di testa, poi per Cannavale, ma non c'è la prontezza da parte del giocatore napoletano per agganciare il pallone, quindi interviene la difesa. Ancora il Napoli di testa, questa volta per Alemão, però governa molto bene il pallone Ferri, lo appoggia indietro, poi ecco adesso che la palla passa al Napoli con De Napoli, Alemão. Baroni, quando ci sono possibilità, Baroni e Corradini si alternano. Adesso Maradona tenta di sottecchi il pallone, il portiere Terrani si dai pali e tenta un tiro a sorpresa che però è fuori misura e va a finire sul fondo, fischiato dal tifoseria dell'Este, ma naturalmente invece applaudito da quella del Napoli. Era un'intelligente giocata, una delle giocate che fa dell'argentino il campione che un po' conosciamo tutti e che ha consentito in più di un'occasione all'asso sudamericano di beffare portieri, come è già capitato a quello della Lazio e ad altri ancora per pallonetti che li hanno letteralmente sorpresi. E Marino che riceve palla da Terraneo, poi quando vede avvicinarsi Cannavale appoggia al portiere, palla che va in avanti, Baroni colpo di testa, poi ancora Crippa, una serie di passaggi aerei, era stato Cannavale a dare la palla in avanti, ancora palla che viaggia, ma poi arriva a Benedetti, Benedetti indietro, si riapre la squadra, Ferri appoggia, anzi era Barbas, poi ancora in avanti a, indietro a Righetti e pallone che va a raggiungere una zona dove non c'è nessuno, cade anche Virvis e va a raccogliere il pallone invece Frantini. È sempre 0-0 tra le squadre del Lecce e del Napoli quando siamo giunti alla mezz'ora di gioco. Mezz'ora di gioco con il Napoli in possesso di palla. Ferrara, Ferrara, poi Francini, accorre Cannavale ma non aggancia il pallone, quindi ancora il Napoli. Alemão, buona la giocata di Alemão, Alemão ancora, Alemão circondato da tre giocatori avversari, si libera molto bene sulla faccia destra Alemão, il cross a schiovere per Crippa in aria, messo a terra, ma non c'è per l'arbitro rigore, come non c'era stato neanche prima a favore del Lecce, ed era un rigore reclamato, invocato dalla tifoseria. Adesso tutto regolare per il signor Peretto, quindi si prosegue con Alemão. Palla per Ferrara che tanto si era sganciato, anticipato però Ferrara, palla ancora per Benedetti, supera la metà campo, scambia con Ferri, Ferri ancora Benedetti, Benedetti poi in avanti alla ricerca e cade questa volta al limite dell'area di rigore. Cade, dicevamo, Pasculli, o viene spinto per l'arbitro Pasculli e viene concessa la punizione dalla distanza dei 16 metri. Primo piano della nostra regia con adesso Barbas, uno specialista dei calci piazzati. Ricordiamo che però il cannoniere della squadra è Pasculli con 6 reti, 2 su rigore, come il cannoniere del Napoli è Maradona con 12 reti di cui 6 dai
del dischetto degli 11 metri. Si colloca la barriera del Napoli, ci sono anche due giocatori del Lecce inseriti come sempre per far velo, poi la palla contro la barriera. Libera molto bene Crippo con un calcio, poi se ne impossessa ancora Lemao che con la sua galoppata e con i suoi tocchi continui di palla va a conquistare un fallo laterale all'altezza di metà campo. È lo stesso brasiliano che mette la palla in campo. Poi viene fermato dall'arbitro questa azione del Napoli con una punizione dall'altezza dei 16 metri dell'area di rigore del Lecce. Non ha fretta di giocare il Lecce, il risultato di parità nei confronti del Napoli gli può anche stare bene, una di quelle partite chiave ma anche una partita difficile che però consente a Lecce di respirare nel caso di un risultato. Contro la Roma domenica scorsa aveva subito un inaspettato 2-0 e una squadra che in casa di partite non ne aveva mai perse è stato veramente uno smacco notevole. 7 vittorie e 5 pareggi allo stadio di Via del Mare, quindi un campo difficile da violare, la Roma è riuscita. Punizione in favore del Lecce contro la barriera, la mini barriera composta da Mauro e da Maradona. Palla in fallo laterale. Il Lecce non sta certamente facendo meraviglie, ma neppure il Napoli, almeno in fase conclusiva, non ci sono stati grossi pericoli né per Giuliani né per Terragno. Direi che si tratta di una partita molto giocata a centrocampo, ecco che si libera da una situazione e poi tenta il tiro dalla distanza il capitano della squadra leccese Barbas, ma la palla finisce molto alta oltre la traversa. Corrono adesso massaggiatore medico, il signor Bianciardi, ex arbitro pisano. Adesso lo vedete inquadrato che sta per sorreggere il giocatore del Napoli, si tratta di De Napoli. Arbitro per molti anni in Serie A, si tratta della persona che vedete in tuta con gli occhiali che adesso sta quasi accarezzando il giocatore del Napoli di Napoli. Armando è il massaggiatore anche della nazionale italiana. Si ritorna a giocare con palla rimessa dall'area minore dell'area di rigore dal giocatore Giuliani. Corrono veloci minuti verso la conclusione del primo tempo, palla per Cannavale che è inseguito da Marino, poi riesce a filtrare il pallone, accorre molto bene Francini nel tentativo di agganciare, viene messo a terra, ma l'arbitro ritiene regolare l'intervento e quindi fa procedere la palla a Benedetti. Benedetti nella metà campo mette poi in azione sulla sinistra Casillas, in possesso del pallone Ferrara in avanti vede Maradona ma viene ancora una volta atterrato dal difensore che protesta vivacemente contro l'intervento dell'arbitro Pairetto e quindi praticamente c'è però una punizione a favore, era invertito il fallo, era a favore del Lecce, battuta la punizione, subito messa in azione la squadra salentina che con lunghi passaggi aerei cerca di superare l'agguerrito centrocampo del Napoli. Cannavale a terra, e Ferri che si va vicino, ancora Carmando in campo chiamato dall'arbitro,
È proprio sulla linea di metà campo che registriamo questo intervento, questo primo piano della nostra regia. Poi ancora Bianciardi aiuta il giocatore napoletano, ha ricevuto un colpo sugli spinti, poi punizione battuta da Mauro. 0-0 ancora tra Lecce e Napoli. Non ci sono grandi giocate da parte dell'uno e dell'altra squadra, è una partita molto nervosa. Sul possesso il pallone Maradona con buona scelta di tempo, poi un pallone a schiovole per la testa di Cannavale, ma è preferito Cannavale da Marino. Sono due alti, due colpitori di testa, e qui c'è un intervento a favore del Lecce, perché Cannavale si sarebbe aiutato con le braccia per liberarsi di Marino. Va ancora, c'era stato già prima una volta, vicino alla panchina del Lecce l'arbitro per ammonire benevolmente Mazzone, che aveva protestato ancora una volta. Mazzone è un allenatore molto passionale, un sanguigno, un uomo che sa caricare molto bene i propri giocatori prima della partita e sente moltissimo l'incontro. Della panchina ha dovuto subire più di una volta poi interventi arbitrali e quindi anche qualche squalifica per le sue imprevedibili azioni di reclamo, ma ancora niente di fatto. Mentre ci avviciniamo al termine dei primi 45 minuti di gioco, mancano 6-7 minuti e vediamo ancora il Napoli manovrare, questa volta con Corradini. Mette in azione Baroni, supera la metà campo Baroni, inseguito da Virgis, tentativo di falciarlo e gli riesce, intervento però dell'arbitro che fa adesso battere la punizione. Maradona piuttosto spostato in avanti e a causa della sua inattività va a coprire una zona di campo dove non deve correre proprio molto. La sua precarietà di allenamento suggerisce questo tipo di giocata, evidentemente concordata anche con Bidon. Si era pensato che potesse Napoli schierare il tridente, un tridente che aveva schierato soltanto in 15, anzi in 11 occasioni durante tutto l'arco del campionato, con Maradona e Cannavale, ma la febbre che ha colpito Careca e che lo ha costretto a non allenarsi durante la settimana, almeno negli ultimi giorni, ha indotto Bidon a schierare una formazione diversa, chiamando in causa Mauro. Fa buona guardia Garcia su un Maradona al 50%, colpo di testa questa volta Terry, poi ancora libera il Napoli e Giuliani non ha difficoltà a uscire e a rimettere in movimento questa volta Alemão. Alemão non gioca in posizione centrale come altre volte, ma va a coprire più la fascia destra, ora in avanti, ma intercetta il pallone Benedetti, poi c'è questo intervento di Moriero, liberatorio, Crispa di Napoli, prestato, il passaggio è verso Baroni, poi sulla destra per Alemão. Alemão ha il pallone, lo segue però anche Ferri che lo stoppa e lo manda in fallo laterale. Il pallone era Carannante, non era Ferri, che ora torna agli azzurri. Mauro prestato da Carannante, poi intervento questa volta in area, attenzione, ma non c'è stato nessuna azione irregolare. Oh sì, eccola, battuta la punizione, un intervento sul portiere che l'arbitro Pairetto ha fischiato e quindi si va a battere la punizione da parte di Lecce. Momenti assolutamente statici. Non ha fretta il Lecce,
sembra non accelerare neanche il Napoli dopo un inizio abbastanza veemente. Prese le distanze, ora è De Napoli che gioca la palla, il Napoli governa un po' il gioco a suo piacimento, anche se non si rende estremamente pericoloso. Ancora Alemão. Lo controlla Barbas e poi Ferrara, poi Mauro. Mauro va via con la sua solita andatura cannellante, poi in avanti verso Cannavale, ma che viene messo a terra e viene concessa una punizione dal limite dell'area di rigore. Discute Benedetti con il signor Peretto e quindi adesso ci saranno le lunghe operazioni per cercare di sfruttare al meglio questo pallone da parte di Maradona, capitano del Napoli. 15 giorni fermo quasi per il mal di schiena, infiltrazioni di nuovo Caina e poi adesso in campo per dare il suo contributo a questa rincorsa per riavvicinare ancora il Milan e magari superarlo in un finale che si prevede veramente interessante di questo campionato, che oltre le due squadre, quella milanese e quella napoletana, non ha offerto grandi spunti agonistici e antagonistici, anche perché le squadre che dovevano assicurare, come la Sampdoria, l'Inter, forse anche la Roma, una certa lotta, ecco il pallone è spostato verso sinistra dove c'era Baroni, e però Baroni non ha colpito il pallone in maniera perfetta e quindi il rimbalzo ha fatto cadere il pallone tra le gambe di un giocatore, poi c'è stato un intervento irregolare, quindi la punizione che vediamo per citare per l'ennesima volta il gioco. Le squadre dell'Est del Napoli in verità non hanno mai offerto grande spettacolo di gioco, se si effettua la serie di gol 5 all'andata, 3-2 risultata a favore del Napoli con una altalena, era addirittura in vantaggio il Lecce, e poi lungo inseguito del Napoli con un'altalena di gol e anche piacevoli. Ma al di là di questo, tra Napoli e Lecce, anche in Coppa Italia, ci sono state sempre partite nervose, partite un po' contestate, poi sia dall'una che dall'altra parte. E Baroni, ex Lecce, passato quest'anno al Napoli, per Corradini, Maradona, Mauro gli è vicino, ancora Corradini, poi De Napoli, appoggio per Baroni che si è spostato in avanti, scambia ancora con De Napoli, oltre la metà campo, poi il pallone a schiovere in avanti dove c'è Maradona. Maradona ha preceduto però questa volta in maniera ineccepibile, Perugetti che si era messo alle sue costole, che vedete adesso riceve il pallone, anzi lo batte proprio Pedagna direttamente. Nuca di Alemão indietro per Cannavale, ma sorpresa da questa triangolazione di Marino. L'attaccante napoletano, quindi palla indietro per il libero Righetti, poggia sulla sinistra, poi ancora un lungo sovente, testa però questa volta di Barbas, ma c'era stata una punizione, palla subito messa a terra e subito ripreso il gioco con Frantini che non si accorge del passaggio e quindi la palla nel tentativo di essere liberata va in fallo laterale. Poi è clipa, ma il fallo laterale deve essere ribattuto, era a favore del Lecce, non a favore del Napoli, cosa che viene effettuata in questo momento. Poi c'è un controllo di Ferrara su Moriero, mentre Ferrara adesso va a prendere momentaneamente la sorveglianza di Virgis, ma si sgancia subito in avanti
Il Napoli opera spesso con i suoi difensori questa sorta di appoggi continui agli attaccanti. Questi è Mauro. Buona la palla di Mauro per Maradona, che arriva un attimo in ritardo, e quindi Rigetti, che ora segue molto da vicino Diego Armando Maradona, libera e mette in palo laterale, mentre l'arbitro fischia il termine dei primi 45 minuti, 0-0 tra Lecce e Napoli. Thank you.